Beh, sì, diciamo che innanzitutto dobbiamo rilevare che c'è stata una velocità rispetto all'approccio, quindi dopo un mese siamo già ai tavoli operativi. Siamo fiduciosi, l'autonomia non è la secessione dei ricchi, ma soprattutto ricordiamo non toglie nulla a nessuno. Stiamo lavorando a un documento che io proporrò alla conferenza delle regioni affinché tutti i presidenti possano condividere almeno dei punti cardine sui quali siamo tutti d'accordo. Ad esempio che l'autonomia è prevista dalla Costituzione. Non sulle 23 materie. Ma guardi, la Costituzione prevede la possibilità di chiedere 23 materie. Poi, come diceva Einaudi, ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta, 1948, e diventa un ambito sartoriale, ognuno chiederà le materie che vuole. Il Veneto le chiederà. Ma il Veneto si siederà al tavolo con le 23 materie. È come andare al ristorante e dire rinuncio al menù, no. Non tema che essendo legato al presidenzialismo e alla prova capitale possano sfruttare i tempi? Guardi, le dico che se non ci fosse per assurdo l'autonomia, il presidenzialismo sarebbe da sostenere senza se e senza ma. Non è una questione di scambio di prigionieri. Siamo davanti a due grandi progetti che hanno tempi diversi. I compiti per casa, per l'autonomia, li abbiamo fatti, sono passati 5 anni. Il presidenzialismo lo sosteniamo, lo ha confermato il nostro segretario Salvini, ma noi andiamo avanti con l'autonomia. Ma lì vanno tutti fugati perché l'autonomia è costituzionale, chi è contro l'autonomia è contro la Costituzione, non si toglie nulla a nessuno, ma semplicemente la competenza che lo Stato gestisce in una regione viene data a quella regione, ma soprattutto ricordiamolo che la partita dei LEP, dei livelli essenziali di prestazioni, è una partita che interessa anche noi, non solo la regione del Sud, quindi per noi si devono fare, ma se non si sono fatti non è per colpa nostra. Parliamo per l'Olimpiadi, che avrete più soldi da domani. Ma c'è già uno stanziamento di 10 miliardi di euro per i maggiori costi per tutti i cantieri italiani e ovviamente c'è un plafond dedicato alle Olimpiadi. L'esempio del Bob è eclatante, dai 55 milioni agli 85 milioni, però sgombriamo questa leggenda metropolitana. Io non è che ho cambiato idea, ho semplicemente detto, siccome qua ogni giorno c'è qualcuno che dice che c'è un'alternativa migliore fuori dai confini, ho chiesto al CONI se risulta essere vero oppure no. Il CONI mi ha detto di no, che la sede resta per noi sempre quella. Tant'è vero che annuncio che siamo in gara, è una gara che prevede 60 giorni di lavoro, 2 milioni 200 mila euro di lavori per lo smantellamento del porto. Il ministro ci ha appena detto che riascolterà sulle infrastrutture prioritarie, quale mette per prima? Ma già iniziato, abbiamo già fatto un incontro proficuo con il vice premier Salvini. Abbiamo parlato ovviamente di pedemontana, abbiamo parlato di portualità, abbiamo parlato di holding autostradale e di molte altre infrastrutture. Eviterei di fare la lista perché ero veramente... Qual è? Il Veneto. Presidente, il segretario Salvini ha detto che chiunque può candidarsi a qualsiasi cosa, congressi della Lega, lei concorda? Ma l'ho sempre detto, penso che non ci sia nessun problema, nel senso che tanto è vero che anche come direttivo regionale abbiamo chiesto deroga in modo tale che tutti siano candidati. La superstrada del mare a Treviso è tra le priorità anche quella. La prego, superstrada, scusami, del mare a Treviso. Non ho capito. Quella che porta al mare. No, so quella, sì, non ho capito, sì, no, cosa vuoi sapere. Tra le priorità, perché anche lì c'è un dibattito aperto. Ma sai, quella innanzitutto è un'opera che noi abbiamo ereditato, che confermiamo, che ha avuto uno stallo in virtù delle vicende del Mose, che sono note perché c'è stato anche un fermo. E ovviamente si va avanti, considerate che lì c'è la garanzia di esenzione per i comuni, diciamo, attraversati e anche altri comuni. Dopodiché gli eventuali aggiustamenti si faranno strada facendo, ma va riconosciuto comunque il fatto che questa è un'infrastruttura che è stata pensata per poter sgravare il traffico e ovviamente il territorio e portare al mare. Al mare non è che finisce lì, continua, perché noi vogliamo arrivare a Cavallino. Adesso non chiedetemi come, ma il mandato che ho dato ai tecnici è quello di trovare una soluzione e di arrivare fino a Cavallino tre volte. Il dibattito relativo alla pedemontana veneto, c'è stato un maggiore costi per i veneti, abbiamo accennato anche con il servizio, ma è un costo ulteriore, inaspettato, cosa? Intanto bisognerebbe imparare a leggere le carte prima di parlare, perché il piano finanziario della pedemontana prevede i primi 6-7 anni, non ricordo, di deficit, perché comunque si va, è un break even, no? Si va come in tutte le aziende, in tutte le attività umane, si arriva alla velocità di crociera, dopodiché alla fine dei 39 anni nel piano finanziario è previsto un guadagno. Noi avevamo in previsione 23 milioni, sono stati messi, ma nel piano che è stato portato in Consiglio regionale, che se ne è parlato, che non c'è nessuna novità, non è che non è un buco, è tutto nella previsione. Anzi, noi speriamo che di traffico ce ne sia in più e quindi questi primi 6 anni siano decurtati rispetto a disavanzi. Buon lavoro, grazie. Buon lavoro. Grazie. Eccoci.
Ma fanno sto, ma fanno sto.